Ciao a tutti Legofan e benvenuti. Oggi vediamo un set della linea Lego Movie 2, in particolare è uno dei tre disponibili per questo set. Forse non sono stato troppo chiaro. Vi chiarisco subito la situazione. Il set è il 70826, è il fuoristrada Rextremo di Rex dal costo di 30 euro. È un 3 in 1, come potete vedere, magari un po' in lontananza dalla confezione. Infatti, sono presenti due libretti delle istruzioni: questo con il fuoristrada Rex Estremo di Rex, e quest'altro qua invece con gli altri due modelli. Anche se parlare di modelli, almeno per quanto riguarda questo, è un po' esagerato. In ogni caso, quello che voglio farvi vedere io oggi è questo qua, che ha un nome particolare come il titolo del set, è il Quad Rexosaurus. Quad Rexosaurus. Il nome è un po' criptico, però insomma era dei tre quello che volevo farvi vedere per primo. Eccolo qui, in tutta la sua bellezza. È un classico dinosauro al quale purtroppo sono stati tolti i piedi e le mani. Eccole qua. Queste qui. Ok, e al quale poi è stato aggiunto tutta una serie di pezzettini e le ruote per creare questo Quad Rexosaurus. Andiamo a vedere prima le minifigure del set, che sono le stesse ovviamente per tutti e tre i modelli, e abbiamo una versione classica di Rex e una versione classica anche di Emmett. Eccoli qui. Belle le stampe, anche se per qualcuno un po' ripetitive, perché appunto le stampe presenti sia su Rex che su Emmett sono uguali un po' per tantissimi set. Quello magari che si differenzia potrebbe essere in alcuni casi, e qui lo è, l'espressione facciale, anzi le espressioni facciali. Queste sono quelle che ho inserito io, ma in realtà ce ne sono altre due. Eccola qui, ed eccola qui, quella un po' più sorridente di Emmett e quella un po' arrabbiata di Rex. Ok, rimettiamo le due. Perfetto. Un'altra cosa che mi piace molto di questi due personaggi è la capigliatura, che è nuova per quanto riguarda quella di Rex. Se non sbaglio, questa qui invece veniva già utilizzata per Emmett nel primo film. Ha una torcia, Emmett. Ok, nient'altro. E poi c'è un plantanimale che già vi ho fatto vedere nella polybag e che è presente in tanti set. Oltre a questo, voglio farvi fare un confronto con quella presente nella polybag, che è un po' più grande rispetto a questa qui. Eccole qui. Quindi questa è quella del set a sinistra, quella a destra invece è quella della polybag, quindi un po' più grande, ma la costruzione con l'aggiunta di qualche pezzetto in più, ma la costruzione principale è pressoché identica. Anche la parte posteriore, come potete vedere, c'è solo l'aggiunta di alcune foglie, però il resto è praticamente identico. Ok, un piccolo confronto. Prima di parlare del quad, voglio farvi vedere anche un'altra cosa. Vi ho portato un po' di video fa anche il magazine dedicato al film Lego Movie 2. Lo trovate già sul canale, andate a vedere la recensione. E qui sono presenti in alcune pagine, come vedete, anche una sorta di aereo Rexosaurus, non so come chiamarlo, che in realtà non ho visto nel film, forse in qualche fotogramma veloce, però non mi sembra di averlo visto. A proposito, il film l'avete visto? Io sono andato a vederlo ed è davvero meraviglioso. Fatemi sapere se l'avete visto, se vi è piaciuto. Questa è una immagine un po' più ingrandita l'aereo che vi dicevo, l'aereo Rexosaurus, io lo chiamo così. Sarebbe stato bello
insomma, se la Lego l'avesse inserito in qualche set o comunque ci fosse stata la possibilità di montarlo proprio con questo set. Ok, benissimo. Come vi dicevo, questo è solo uno dei tre set, anche se in realtà parlare di tre con questo qua è un po' esagerato. In ogni caso, questi sono tutti i pezzi rimasti in più, ovviamente per costruire poi il fuoristrada proprio di Rex. Quindi la stragrande maggioranza sono tutti i pezzi, ovviamente, per poter montare. Ecco qua, questo qui. E poi aggiungere anche un po' di armi sul Velociraptor. Ok, questo è il mezzo. C'è qui una. Lo voglio prima far vedere, magari meglio, tutte le posizioni. La coda è un pochino morbida. Qui c'è la possibilità ovviamente di muovere la testa e di chiudere anche la bocca, ovviamente. Credo che questa sia la posizione ideale per questo quad di Rex. In realtà si può facilmente muovere e spostare in diverse angolazioni. Ok, i colori predominanti sono quelli classici di tutti i mezzi e anche del personaggio di Rex, che appunto anche il suo vestito è in questa colorazione blu scura. Infatti tutti i suoi mezzi, a partire da questo qui, come pure le astronavi, la grande astronave che ha Rex, quella che uscirà tra qualche mese, i colori quindi predominanti sono il blu scuro e poi c'è questo verde fluorescente in piccole dosi. Questo è una stampa e adesso sono tutti pezzetti. E poi qui abbiamo in particolarità un elemento che è questo qui con una stampa con la R, quindi nessun adesivo ma stampato. Ci sono i sparabottoncini, ne abbiamo ben quattro ai lati del quad. Qui poi c'è la seduta per Rex. Eccola qui. Così. Ok, credo che sia il mezzo più interessante di questo set, a parte, come dicevo, il fuoristrada che è abbastanza, non dico classico perché ha un suo perché, io però preferivo tantissimo montare e farvi vedere prima il quad, mi è piaciuto particolarmente e tra l'altro mi piace anche l'aereo come avete visto, che non è presente in nessun set finora. Vedo se riesco a montarlo come mock in base ai disegni presenti sul magazine. Che altro farvi vedere? Beh, fatemi sapere ovviamente se questo quad vi è piaciuto e soprattutto se volete poi vedere anche l'altro set, quello principale del set. Ecco, questa è la parte posteriore. Davvero davvero una bella aggiunta al set, non è il mezzo principale, vi ripeto, del set. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Come sempre fatemi sapere cosa ne pensate del video, cosa ne pensate ovviamente del set, se vi è piaciuto e insomma, ditemi tutto quello che volete, se avete visto il film, se vi è piaciuto anche quello. Quindi buona costruzione a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi.